Chi possiede un cane ha dei doveri etici ed amministrativi, innanzitutto non abbandonarlo. Per l'abbandono sono previste norme molto pesanti, penali, è previsto l'arresto fino ad un anno e una sanzione da 1.000 a 10.000 euro. Nelle passeggiate avere sempre con sé paletta e sacchetto. Chi non raccoglie le feci del proprio cane è sanzionabile ai sensi di una ordinanza sindacale che obbliga il proprietario del cane a raccogliere le feci del proprio cane o del proprio gatto e quindi deve munirsi sempre del sacchetto quando porta il proprio cane o gatto in passeggiata. Un dovere è l'identificazione del cane. Adempimento fondamentale è l'iscrizione e la conseguente identificazione del cane di proprietà attraverso la inoculazione sottocute di un microchip. Quali sono gli altri doveri dei proprietari di cani? Altri obblighi del proprietario del cane è la notifica presso il servizio veterinario della morte del proprio animale e della cessione ad altre persone del proprio animale. Questo va fatto entro 15 giorni dalla data di esecuzione dell'evento. E se perdete il vostro cane, cosa dovete fare? La fuga o lo smarrimento del proprio cane vanno notificati immediatamente al servizio veterinario competente e al comando di polizia locale del comune dove è avvenuto il fatto. Si può chiamare il canile dando tutti i dati relativi del proprio cane, numero di microchip o tatuaggio, data di smarrimento, colore, taglia e quant'altro è necessario per l'eventuale riconoscimento. Attraverso il lettore è possibile risalire a tutti i dati del proprietario del cane in qualsiasi regione esso sia, in tutta Italia. Questo obbligo è stato rinforzato da una recente ordinanza del Ministero fatta il 6 agosto ultimo scorso e obbliga tutti i possessori di cani che hanno più di 60 giorni, quindi sopra i 2 mesi, alla iscrizione e alla contestuale identificazione del proprio cane. Questa operazione può essere fatta dal veterinario libero professionista oppure dal veterinario dipendente azienda USL. E quando si va in vacanza all'estero bisogna munirsi di passaporto per animali. Il passaporto è indispensabile per poter portare il proprio cane, gatto o furetto all'estero. Vale per tutti e 27 i paesi UE indistintamente, anche per quelli che fino a pochi anni fa prevedevano una quarantena, esempio Gran Bretagna, Malta e Norvegia. Cane, gatto e furetto devono essere obbligatoriamente vaccinati per la rabbia da almeno 30 giorni. Il costo per il rilascio del passaporto è di 10 euro. Seguire tutte le regole è un segno di civiltà nel rispetto di tutti i cani da compagnia.